l'insostenibilità etica ed economica dello Stato sociale. Articolo bellissimo di Giovanni Birindelli sul suo sito Catalaxy Institute. Da notare le due parole etica ed economica, nel senso che lo Stato sociale non è sostenibile dal punto di vista della filosofia libertaria, dal punto di vista proprio dei principi etici, e non è sostenibile neanche dal punto di vista economico. L'articolo prende spunto da un'osservazione di un lettore che pone una domanda classica, molto tipica, e cioè cosa fa la filosofia libertaria, come si colloca di fronte a chi non ce la fa, cioè chi non riesce a conquistarsi i mezzi necessari per vivere, istruirsi e curarsi. Nella logica statalista c'è lo Stato sociale, cioè la comunità estesa interviene per mezzo dello Stato assistenziale che impone coercitivamente un prelievo fiscale tramite la tassazione. Invece in un sistema libertario non c'è il welfare, non c'è lo Stato sociale, quindi chi si prende cura di queste persone che non ce la fanno nonostante ci provino con tutte le loro forze e che risultano oggettivamente svantaggiati, non per colpa loro. Birindelli inizia analizzando la filosofia libertaria e quindi le motivazioni etiche di principio che rendono illegittimo il prelievo fiscale per costruire lo Stato sociale. La filosofia libertaria poggia su un'idea astratta di legge intesa come limite non arbitrario a ogni forma di potere e non come strumento di potere politico arbitrario, che invece è il positivismo giuridico che viene utilizzato oggi. Ora, la legge intesa proprio come principio, e perciò Birindelli la scrive con la L maiuscola, quindi è il principio di non aggressione, è una regola generale e negativa di comportamento individuale. Negativa vuol dire che stabilisce cosa una persona non può fare, non cosa deve fare, altrimenti diventa positivismo giuridico. Inoltre la legge, intesa come principio di non aggressione, non tende a realizzare una particolare situazione sociale desiderabile che deve essere raggiunta, e questo sempre in contrapposizione con il positivismo giuridico, che invece attraverso delle prescrizioni positive obbliga oppure proibisce ai cittadini di fare, soprattutto obbliga, li obbliga a fare delle cose per raggiungere una particolare situazione sociale desiderata. Quindi torniamo alla legge con la L maiuscola, abbiamo detto regola generale perché vale per tutti allo stesso modo, e negativa perché dice ciò che non si può fare, cosa le persone non possono fare, e quindi regola negativa di comportamento individuale valida per tutti, ma per tutti non soltanto gli individui, anche per lo Stato. Perché un'azione, se è illegittima e quindi viola il principio di non aggressione, se la fa, la compie un individuo, non si capisce perché se invece la compie lo Stato diventa invece legittima. Quindi è una regola generale che vale per tutti, Stato compreso, allo stesso modo ed esiste indipendentemente dalla volontà di qualunque autorità e di qualunque maggioranza. Quindi non è che discende dall'autorità o dai parlamenti o dalle maggioranze politiche, ma preesiste alle autorità e alle maggioranze politiche. Allora, la legge intesa in questo modo è incompatibile con il diritto alla vita. Questo non vuol dire che non si ha diritto a vivere, nel senso non nega il diritto a non essere uccisi. Nega invece che si abbia un diritto all'istruzione, alla salute, per esempio. Questi infatti sono diritti positivi, cioè sono diritti che dà il positivismo giuridico. In una società libera non esistono questi diritti positivi, l'unico diritto è quello appunto negativo di non essere aggrediti. Birindelli continua a spiegare il concetto di legge come principio di non aggressione facendo l'esempio di un bambino che non ha i reni o che ha bisogno appunto di un trapianto di reni perché è appunto non funzionanti. Allora, se esistesse veramente il diritto alla salute come diritto positivo, allora sarebbe legittimo aggredire un bambino sano per asportargli coercitivamente un rene al fine di trapiantarlo nel bambino che non ha i reni. E questo costituirebbe una violazione della proprietà privata. E quindi della legge con la L maiuscola, una violazione che è uguale nella sostanza al prelievo fiscale che viene esercitato sul ricco per garantire la salute del povero.
fra rene e denaro cambia la forma particolare di proprietà privata, però il concetto è lo stesso. Del resto, aggiungo io, anche con un rene invece che due si può vivere lo stesso. Si vive meno bene, ma si vive, si sopravvive. Quindi uno potrebbe dire che, come il prelievo fiscale lascia in vita colui che, diciamo, il ricco che aveva un eccesso di denaro, per così dire, allo stesso modo il prelievo di un rene lascia comunque in vita il donatore e permette di far vivere anche il bambino senza reni. È un esempio forte che può provocare anche una reazione sgradevole nella persona che lo legge, ma da un punto di vista logico effettivamente è un esempio calzante, cioè da un punto di vista di pura logica astratta. Qui Birindelli ricorda che la legge, con la L maiuscola, limita allo stesso modo sia le persone che lo Stato, e rappresenta un limite al potere politico arbitrario. E questo perché un'azione ingiusta è ingiusta sia se la compie un privato cittadino, ma non è che diventa giusta se la compie lo Stato. E questo protegge dagli orrori del fascismo, nazismo, comunismo e socialdemocrazia, perché lo Stato, appunto, in questo caso, in questi casi, ha compiuto degli orrori proprio grazie al positivismo giuridico. Perciò, in base a questo concetto di legge come principio di non aggressione, come limite non arbitrario alla coercizione di qualunque potere, anche del potere politico, la legge impedisce allo Stato di imporre coercitivamente prelievi tramite tassazione. Da questo punto di vista teorico e astratto, pensiamo a chi non riesce a conquistarsi i mezzi necessari per vivere, istruirsi, curarsi. Allora l'intervento dello Stato, l'azione coercitiva dello Stato che impone il prelievo fiscale al resto della comunità, equivale a un furto. È come rubare alle altre persone per ottenere appunto le risorse per chi non ce la fa. Questa è la prima parte dell'articolo di Birindelli, cioè l'analisi del concetto astratto di legge, cioè il principio di non aggressione, che non giustifica quindi lo Stato sociale, nemmeno in condizioni di persone, cioè nel caso di persone che non hanno i mezzi necessari per vivere.